Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Need for Speed. Allora, mi avete fatto notare nello scorso episodio che non si sentiva bene l'audio dei dialoghi. Infatti non c'è l'audio dei dialoghi, forse è stata solo una mia dimenticanza in fase di editing e magari non ho alzato il volume del gioco. Comunque ho cambiato un'altra impostazione riguardante l'audio e ho aggiunto anche i sottotitoli in modo tale che se dovesse succedere di nuovo, nel caso fatemelo sapere, comunque avete i sottotitoli e potete leggere i dialoghi anche lì. Comunque ci farò più caso e starò più attento adesso al volume del gioco. Comunque ragazzi, da questo episodio vorrei fare una prova, ovvero cercherò di andare più spedito nella storia, quindi invece di fare, diciamo, due gare a video e quindi solo così senza fare altro, proverò a fare un po' di tagli, a fare un po' di montaggio e vediamo se questa formula piace anche a voi. Quindi farò molte più gare e cercherò di mettere magari momenti più interessanti senza fare troppi tagli. Più che altro per non lasciare troppi vuoti anche da parte mia a livello di commentary dal vivo. Vediamo un attimo, più una sfida personale in fase di editing che comunque fatemi sapere. Se questo video appunto vi piace come uscirà fuori. E intanto iniziamo subito allora, ragazzi. Abbiamo la mappa. Quest'oggi vorrei partire proprio secco secco con le derapate. Ho visto che qua nella città in basso c'è, vedete, questo evento ci dà 2000 di ricompensa. Io lo proverei, ragazzi. Andiamo subito. Ok, siamo pronti ragazzi, la nostra prima gara di derapate. Ora vedremo se la macchina risponderà bene, anche se è molto rigida. Poi faremo diverse modifiche. Comunque, per il momento questa è la prima gara, infatti vedete che scandalo, non gira neanche. Oh, c'è anche la polizia, no, porca miseria. Questo è brutto. Ok, ci sono i checkpoint, quindi anche nelle gare di derapate ci sono i checkpoint. Però dobbiamo assolutamente, ragazzi, cambiare l'impostazione di questa macchina. Io pensavo che lasciandola anche un pochettino così. No, attenzione a questa curva a destra. Ok. Sono riuscito a fare non so come dei punti. Ho fatto una derapata assurda, ma vabbè, lasciamo stare. Questa è una gara di prova, un piccolo fail, ma va benissimo. Vediamo quanti checkpoint mancano, non lo so, c'ho la polizia dietro. Un casino, la macchina che non risponde, va benissimo. Ok, finita la gara. Posizione 4, siamo arrivati in quarta posizione. Chi se ne frega, ci rifaremo. Però attenzione, abbiamo la polizia ancora dietro e ora inizierà l'inseguimento, ragazzi. Stavolta non mi farò fregare, li seminerò. Ok, forse ragazzi ce l'ho fatta. Vediamo un po'. Siamo quasi a 4 minuti. Ok, è iniziato il cooldown. Quindi entro questo cooldown non mi devo fare beccare assolutamente. No! Ma dai, ma che sfiga è? Ma che sfiga è? No, 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 no. Vai, 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 ce la posso fare, ce la posso fare. Ok, l'inseguimento continua, ragazzi. Questa è Need for Speed, ragazzi. Benvenuti in Need for Speed. Oh, sono forti gli sbirri stavolta. E questa cosa mi piace parecchio. Vi ricordo che tipo nelle prime fasi del gioco avevamo già tipo preso una multa, ma vabbè, lasciamo stare che è meglio. Lasciamo stare. Comunque sì, devo cambiare un pochettino l'aderenza dell'auto perché non mi piace così. Oh, buoni? Perché è troppo rigida. Vorrei un po' più morbido il sistema di guida, quindi la prima cosa che farò tra poco sarà cambiare quello, quindi l'impostazione dell'auto. Poi vediamo se riusciamo a fare altre gare nuove, per così dire nuove, più che altro per me. Ora semino un attimo gli sbirri, se ci riesco. Non la pago la multa, non avete capito, non la pago. Ok ragazzi, siamo a praticamente più di 10 minuti di inseguimento e se riesco a non farmi beccare in questo momento, cioè faccio un punteggio della Madonna. Dai, 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 dai. Sì. Allora, sfuggire ai poliziotti serve per rimuovere la tua multa e il livello di pericolo, ottenere un bonus reputazione.
Perfetto, la quantità di reputazione è determinata dal livello di pericolo nel momento della fuga. Mi sono fatto 10 minuti di inseguimento, ragazzi. È stata una figata. Vabbè, dettagli. Quindi, torniamo alla mappa e andiamo avanti, ragazzi. Allora, che cosa abbiamo? Quest'altra di derapata no, però. Vediamo un attimo. No. Non voglio accettare inviti nella crew, non mi interessa adesso. Allora, vorrei intanto tornare in garage e cambiare un po' il settaggio dell'auto, però dobbiamo capire prima qual è la prossima sfida che vogliamo fare. Quindi, qua abbiamo un'altra derapata, questa volta voglio farla molto meglio. Ah, Manu Style, vediamo, incontra la gang al dinner. Ok, facciamo una cosa, andiamo al dinner e poi facciamo un'altra gara. Cosa? No, no, aspetta, fammi spiegare, ok? Derapare è troppo sicuro. Cosa? Non c'è nessuna eccitazione, non ce n'è, chiaro? E chi l'ha detto? Ehi. Tu? Forza, Amy, dammi una mano. Io un po' lo amo e un po' lo odio. Cioè, mi fa star male sentire che rimbalza sull'imitatore, ma mi emoziono anche quando la faccio scivolare al punto perfetto. Sì. Ok, me ne vado. Vieni con me. Sì, ok. Pace. A dopo. Siediti, amico. Lui odia la derapata per una semplice ragione. Non ne è capace. Manco io. Oh. Ci vuole una certa raffinatezza per farla scivolare e sgommare alla grande. Devi portarla fino al punto critico. Ho ragione oppure no? Non sbagli mai. Beh, è così. Devi avercelo nel sangue, chiaro? Ah, lo vedi? La nostra Robin. Lei ha classe. Ha la mano ferma. Spike? Lui invece strattonerebbe il freno a mano come un teenager neopatentato. Ma dai, Manu, non è così È male. un bene che suo padre abbia qualche soldo in tasca. Ecco quello che penso. Ok, abbiamo parlato troppo. Vado fuori. E da quando questo è un problema? Beh, è un problema quando stiamo qui a chiacchierare invece che fuori a guidare. Ascolta, sto mettendo insieme qualcosa. Niente di concreto per ora, ma se sei stanco di zen e vuoi un po' di caos rumoroso, ok? Ti farò sapere. A dopo. Sempre una curva avanti la ragazza. Quando c'è lei le cose succedono e basta. Ad ogni modo, ti consiglio vivamente di provare a sgommare Aventura Bay. Sì. Ti chiamo, ok? Ti metto in contatto con la scena locale. Ok, quindi adesso cosa facciamo? Vediamo un attimo sulla mappa se ci sono altre gare di derapata. Questa cos'è? Gara sprint. Questa invece. Gara su circuito. Interessante. Porta a termine una gara su più giri. Chi taglia per primo traguardo vince. Io sinceramente vorrei riprovare con le derapate, se ce ne fossero da qualche parte. Questa invece che cos'è? Ok, gara d'accelerazione testa a testa. Però ci conviene prima mettere la nitro. Quasi quasi, ragazzi, torniamo in garage, facciamo qualche modifica e poi proviamo questa gara. Personalizzazione aspetto no, abbiamo detto personalizzazione performance. Vediamo un po', nitro, possiamo acquistarlo? Spero proprio di sì, perché vorrei provare una gara d'accelerazione. Vediamo dov'è. Frizione, impianto nitro. Eccolo qua. Sì, ragazzi, possiamo acquistarlo. Direi di prenderlo un po' più corposo. Questo è di livello R, 4750. Noi abbiamo 17.000 soldi. Quasi quasi. Allora, facciamo così. Prendiamo questo nitro. Ok. E facciamo un altro acquisto, ovvero abbiamo sospensioni. Compriamole innanzitutto. No. Sbloccare tramite le missioni di Emi. Perfetto, come non detto. Che cosa possiamo comprare? Allora, sistema di raffreddamento.
Questo possiamo comprarlo, qualcosina di più potente. Compriamo anche questo, via. La stiamo potenziando alla grande. Collettore di aspirazione, anche questo lo possiamo prendere, sì. Prendiamolo, acquistiamo un po' di cose e potenziamo la nostra auto. Impianto elettrico, avviamento, vai. Questo, niente, ancora no. Questo impianto elettrico, sì, possiamo prenderlo. Facciamo un bel acquistone anche qua. E direi che ci siamo per il momento, ragazzi. Albero a camme, vediamo. Vediamo, vediamo. S+, prendiamolo. Poi, testata, vai. Oggi spesona, no, niente, niente. Non possiamo prendere nient'altro, ragazzi, ok. Allora, direi di cambiare tuning e maneggevolezza. Metterei un pochettino sulla derapata. No, non questo, sbagliato. Mettiamo, sì, rifacciamo. Mettiamo sulla derapata, leggermente sulla derapata. Ok, così mi può star bene. Andiamo. Andiamo a fare la gara testa a testa. Eccoci qua, siamo pronti. Esegui un burnout per il tempo giusto e ottimizza i giri al minuto. Alla partenza mantieni la lancetta in quella zona per ottenere un lancio perfetto. Ricorda, è un evento con trasmissione manuale, quindi ogni cambio di marcia è importante. Esatto. Ok. Inizia evento. Ora non so assolutamente in cosa consiste, ragazzi. Vi assicuro che sono all'oscuro. Le gare di accelerazione, okay, richiedono preparazione e tempismo. Posiziona l'auto nell'area di partenza e fai un burnout per scaldare le gomme e ottimizzare l'aderenza, okay. Ma senza esagerare. Sì, ora mi chiamano, giustamente. Allora, un burnout. Dai, 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 dai. Tieni premuto LTRT. Ok, lo sto facendo. Quando arriva il verde, prova una partenza perfetta. Ogni frazione di secondo che riesce a limare conta. Perfetto. Ora corri verso il traguardo. Ok. Cambio manuale. Ok. Ora ho capito con la levetta. Perfetto. Con la levetta destra. Era talmente piccolo che non lo vedevo. Oh, attenzione! Sì, l'abbiamo vinta, era molto semplice. Era più un tutorial, più che una gara vera e propria. Però era per capire le meccaniche. Questa cosa mi piace tantissimo, ragazzi. È diversa da Need for Speed Underground, perché era molto più immediato lì. Però qui, ora, piano piano, ci metterò mani, ragazzi, e faremo delle cose allucinanti. Ok, facciamo subito un'altra gara, ragazzi. È arrivata roba. Intanto vediamo il messaggio da chi è arrivato. È arrivato da... Esatto, Manu. Yo, sono Manu. Se Spike comincia a darti sui nervi, conosco un posticino dove divertirci. Non è lontano. Baci quando hai finito le tue cose. Ci vediamo là, a dopo. Ci andiamo subito. Andiamo subito, ragazzi, subito, via. Corri la competizione in derapate con Manu. Ok, sapevo che ti avrei incuriosito. La passione per le derapate non ti lascerà. Ok, ora un pochettino di derapata in più ce l'abbiamo. Forse avremo bisogno di cambiare ancora un po' il valore. Però, ragazzi, questa è la prima derapata vera e propria. È andata un po' così, perché è ancora un pochettino rigida. Forse devo... No, vabbè, ci devo solo prendere la mano. Dai, 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 dai. Ok, non sta andando male, ragazzi. Non sta andando male. Meglio rispetto alla prima volta, anche se magari le macchine era meglio non prenderle. Ok. Abbiamo l'auto un pochettino più potente rispetto a prima. Eccolo là, Manu. Ok, mi sono venuti addosso brutalmente, pezzi di merda. Guarda lì. Guarda lì. Ecco, questa sì, è andata meglio. Ho tagliato la curva, però vabbè. Ci sarà ancora molto su cui lavorare, ragazzi. Ci sarà ancora molto. Però, dai, dai, ce la possiamo fare.
Dai. Va bene, anche siamo arrivati quinti. Piano piano posso migliorarmi. Ci sta, sono contento, sono molto contento. Quindi dobbiamo assolutamente o cambiare macchina e prendere una apposta per le derapate o continuare a fare delle modifiche a livello di maneggevolezza. No, la polizia no, la polizia no, la polizia no. No! Di nuovo! Intanto mi chiama Manu, noi rispondiamo. Ehi, amico. Volevo mostrarti un percorso, ma a quanto pare potrei fare tardi. 2 Edward 24, devo fare un controllo, passo. Roger 24. Già, farò tardi. Quest'auto è tua? Sì. Attenta il libretto. Ho dovuto accostarmi. Ehi, attacca il telefono. Agente, non mi ero accorto di andare così veloce. Perché non stavi guardando il tachimetro? Patente il libretto, non te lo chiederò di nuovo. Ok, mi sa che ho beccato un idiota. Ti devo lasciare. Esci dall'auto, subito. Ok. Ecco la mia patente. 2 Edward 24, 1199. Roger, unità in zona? Fammi vedere le mani. Ehi, no, calma. Fuori no. Dall'auto. Grande, han preso mano. Qua cos'è? Per fare le foto? Cos'è sta roba? Vuoi panorama? Ok, vediamo che cos'è. Che figo! Una foto col panorama dietro. Ci sono quattro tipi di elementi collezionabili in giro per Ventura Bay: posti ciambella, posti panoramici, posti Uber, Urbex e ricambi gratis. Trova le collezioni di tutti per ottenere reputazione. Aggiornamenti per la tua auto. Controlla la minimappa e indicatore mentre gareggi ed esplora la città. Che figata! Comunque, ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Fatemi sapere se vi è piaciuto anche il tipo di montaggio che ho fatto. E mi raccomando, lasciate un commento e soprattutto fatemi sapere se l'audio questa volta va bene. Tanto è arrivato uno a bomba, proprio è passato così a bomba. Da Gioco Sporco è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!